Marco Campomenosi, come sapete, parlamentare europeo, però quando così accadono incontri di questo tipo, gastronomici, con prodotti di tutta Italia che giungono a Recco per confrontarsi con i nostri prodotti liguri, è sempre presente. Ho bisogno di vedere questi esempi positivi, perché a volte a Bruxelles abbiamo a che fare con normative anche nel settore agroalimentare che ci preoccupano. E preoccupano a volte il mondo dei produttori che non rispettano la nostra tradizione e che poi non sono di qualità, è forte e bisogna difendersi e far sentire a Bruxelles la voce dei nostri territori, perché queste produzioni di qualità, la focaccia di Recco ma non solo, certo, servono anche per attrarre turismo, per fare marketing territoriale, per offrire ai nostri ospiti stranieri che vogliono venire a cercare queste eccellenze il massimo di quello che possiamo fornire, che loro non troveranno mai nei loro paesi. Lei ha visto un po' accanto ai nostri prodotti, per esempio questo crudo di Cuneo? Allora, il crudo di Cuneo non l'ho ancora potuto assaggiare, me ne hanno parlato benissimo. Ora mi ero fermato dagli amici piacentini, perché io perché sono quasi piacentino. Abbiamo anche parte i salumi dopo della Val d'Aveto, conosco bene questi prodotti. E io poi a Bruxelles mi occupo di commercio internazionale, far valere questa qualità anche sui mercati internazionali è importante, significa poi creare anche lavoro di qualità, curare il territorio, manutenerlo. E la Liguria, che è così piccola, che ha produzioni così piccole, però può ha però dei eccellere. Prodotti di eccellenza. Sì, dobbiamo riconoscerlo e ci viene riconosciuto sempre più. Buona serata. Grazie, grazie. E saluti Vittorio. Bruxelles. Assolutamente, è più bella la Liguria però. Vabbè, però, grazie. Grazie.